Cultura Colori, giornale di informazione quotidiana. Buona domenica! Anche questa mattina si rinnova il nostro appuntamento con il mondo dei libri. Un saluto a quanti ci stanno seguendo in diretta come ogni domenica su Cultura Colori oppure in contemporanea sulla pagina Facebook Sonia Sodano, profilo Twitch Sonia Sodano, oppure in replica lunedì alle 15 e alle 17 su Radio Onda Music. Un saluto e un bacio alla mia compagna di viaggio, in realtà la padrona di casa di Camera con Vista. Ciao Tania! Buongiorno a tutti e buona domenica. Stavo pensando appunto al co-housing, alla coabitazione. Buona domenica a tutti. Allora, Tania, sì, abbiamo un appartamento condiviso, un po' come le mie coinquiline del mercoledì a casa Sodano. Quest'oggi però parliamo dei grandi personaggi della storia, visti da altri, quindi dagli autori contemporanei, perché no? E quindi ti lascio immediatamente iniziare con i tuoi libri. Facciamo un po' e un po', perché veramente sono tanti in questa puntata. Qui ho Dante, per esempio. Qui abbiamo Dante. Noi sappiamo che il maggio dei libri di quest'anno è stato dedicato proprio a Dante e in particolare al sentimento d'amore verso se stessi, verso l'altro e a quel sentimento, a quei sentimenti morali d'amore che ci migliorano e ci permettono di tenere fede al patto sociale. Questo autore è Mario De Martino, che è sia un autore di questo libro collettaneo sia il curatore, e appunto ci parla di Dante 700 anni dopo. Quindi ci sono, è un libro a più voci che ci riporta insomma un po' nel mezzo del cammino di nostra vita e quindi alle decisioni difficili, a quei salti di consapevolezza che ci fanno sentire momentaneamente in impasse in una selva oscura, perché in realtà poi il viaggio di Dante è un viaggio dentro se stessi e dentro al suo tempo. Allora io invece ti rispondo, restando sempre sul tema di Dante, con una bellissima graphic novel, ma soprattutto veramente divertente, La Divina Commedia quasi 1000 anni dopo, illustrazioni di Don Alemanno. E chi è un po' otaku, nerd, non so come si vuol dire, conosce quest'opera soprattutto dai social, perché è tutto nato da Facebook, con delle illustrazioni veramente carine che non si vedono bene. Però io vi invito veramente a visionare, io c'ho Inferno 1 e lo devo ancora finire per la verità, però esiste tutto della Divina Commedia. Visitate la pagina Feudalesimo e Libertà, vi farete grosse risate. È la Divina Commedia oggi, cioè prendi un Dante che ha l'iPhone e mandalo praticamente all'inferno e vedi un po' che succede. Andiamo avanti, perché dello stesso autore che hai citato tu c'è anche un altro libro. Allora, c'è l'inchiesta sempre di Mario De Martino. Mario De Martino è un giovanissimo autore del 1993, laureato in filologia, ma è proprio, fa parte di quegli autori seri, appassionati, che davvero si interrogano profondamente per uscire dal noto o per dare al noto interpretazioni altre. Lui adesso interroga la Bibbia, una storia di 2000 anni, e ci fa delle rivelazioni importanti. Questa chiacchierata con lui mi ha rivelato che attualmente noi abbiamo un'iconografia di epoca bizantina di Gesù che lo vede, che lo raffigura come un giovane dai capelli scuri, gli occhi chiari e la pelle chiara, ma che in realtà anticamente la versione primigenia poco conosciuta era di una persona con disabilità, fondamentalmente goffa, deforme, perché non poteva che essere deforme chi aveva preso su di sé i peccati del mondo, e che i padri della Chiesa ci riportano che in realtà le persone che avevano una disabilità era interdetto il dialogo con Dio, ma non dai sacerdoti, bensì da Dio stesso, che si rifiutava di dialogare con loro, per insomma capire quello che era il clima dell'epoca. Nel Vecchio Testamento stiamo parlando. Allora io vado un pochino più veloce, poi torniamo anche su Dante, magari ce lo conserviamo per la chiusura, così lo omaggiamo come si deve. Continuo ancora con Gesù, in particolare José Saramago, il Vangelo secondo Gesù Cristo.
La storia, ovviamente, questo è un romanzo scritto dallo scrittore portoghese, pubblicato nel 1991, ed è una rivisitazione fittizia della vita di Gesù Cristo. Lo dipinge come un personaggio molto umano, con passioni, dubbi, insomma sicuramente un bel libro da leggere. Poi io sono anche di parte perché adoro questo scrittore. E invece, restando su Gesù, questo è uno dei tuoi. Allora, restando su Gesù, che è un grande personaggio della storia, è una grande pop star, come ci dice il musical a lui ispirato, abbiamo qui una visione, una versione femminile di un'antropologa, Ida Maggi, che è quella di Gesù di Nazareth, dove lui viene rappresentato come uno dei grandi geni del suo tempo, e come tutti i geni va incontro alla distruzione, ma anche alla marginalizzazione, perché è poco compreso dal suo tempo. E ha un ungolo di adepti. Perfetto, io invece sposterei invece adesso l'attenzione dal sacro al profano, diciamo così, perché c'è una serie di volumi che io voglio consigliare. Il primo è parla di Frida Kahlo, di Pino Cacucci. L'ho letto veramente tantissimo tempo fa, viva la vita, ma mi è piaciuto tantissimo. È una storia appassionata, romanzata, l'esistenza di Frida Kahlo, un vertice estremo di giorni fino alla fine. Devo dire che l'ha raccontata in maniera poetica questo autore, ma soprattutto molto cruda, vera e appassionante. L'altro invece è un fumetto, Vincent Van Gogh, dalla tristezza durerà per sempre, molto bello soprattutto per i disegni. E infine io vi consiglio questo volume unico per tutti gli amanti dei manga, ma soprattutto gli amanti di Lady Oscar. È una versione, come dicevo, un volume unico, quindi non ci sono più volumi. Io so che questa cosa tu, Tania, la adori, perché ogni volta che io ti consiglio un manga dice ma ce ne sono troppi di volumi, come devo fare, 25, 26, 30, uno solo, non si vede bene purtroppo. È Maria Antonietta, la gioventù di una regina, ed è davvero bello. Io ancora spero nel seguito, purtroppo non si vede, vorrei farlo vedere meglio, vabbè. Comunque è veramente bello, per chi ama i manga è qualcosa di assolutamente da avere, perché è anche molto prezioso, ha delle trame in oro molto belle. Poi ci attiveremo per far vedere meglio queste cose qua. L'ultimo libro... Dimmi, Tania. No, dicevo che mi faceva venire in mente come serie gli spin-off, perché la grande protagonista è sempre Lady Oscar, ma c'è anche Maria Antonietta, e quindi è uno spin-off, in qualche modo. In qualche modo sì, ma in realtà no. Che poi è, se non mi sbaglio, è l'autrice di Sailor Moon, non voglio dire una cavolata. Magari lo dirò della prossima puntata, perché questo non me lo ricordo, però se non comunque mi sbaglio. Comunque è troppo una figata questo fatto che di questa, la focalizzazione su questo personaggio importante, ma forse non proprio molto molto approfondito nella serie principale. Almeno io penso all'anime, poi magari nel manga non è così. Non lo so, quello non l'ho letto, ti devo dire la verità, però dovrei assolutamente recuperare. Vai con l'ultimo libro. Come dicevo in chiusura, avremmo parlato di Dante ancora una volta. Allora, torniamo a Dante. Tu prima dicevi di questo Dante 2.0, e allora anch'io rilancio con un Dante illustrato, che è il Dante illustrato da Gustavo Doré, e quindi il percorso di Dante trova qui appunto una serie di disegni che rendono più, come dire, più vividi, anche più vicini all'immaginazione del lettore. Troviamo insomma i vari personaggi di Dante, le varie ambientazioni dei gironi e degli ambienti danteschi tra inferno, purgatorio e paradiso. Perfetto, Tania, io direi che abbiamo toccato un po' tutte le tematiche. Intanto io stavo spulciando da internet per capire l'autrice, perché veramente non me lo ricordo, quindi la promessa per la prossima puntata è vedere le altre opere di questa autrice, di Maria Antonietta, e magari dirlo. Che dire, Tania, grazie sempre per passare questo momento libroso, mangoso, come dico io, insieme a me la domenica mattina, e in replica su Radio Onda Music il lunedì alle 15 e alle 17. Noi ci vediamo e ci sentiamo settimana prossima. Ciao, buona domenica a tutti e grazie per averci seguito. Cultura Colori, giornale di informazione quotidiana.